chanchu bharki ninsen thukkuntu nyu peme sivru lekshuni chanchu dhrupe ghegen kunshi shi thungen de la dhrupra jingilo dhagi lona chala chopa dan chami samjharan yenpa shiwa dan chedan thunpe dhudu malupa peme thunge dhrupra jingilo dhorna thikne tseratham chedan nekao tham raise kyamne lama kele me thujhe chingi dala siksu su gwang gyab rewe nyamda dachala je zon la me thujhe rab gwang ne kudan sungi nawa dhra me tu nyam su nyong e kaisan thob rai shu kyewa kundu Pakyuke kudan da gilu, sondan sundan da gina, pakyuke tukdan gil, ten yerme çiktu cingilu. Makyuke kudan da gilu, sundan da gim, tukdan da gil, ten yerme çiktu cingilu. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha Sange ÇEDAN Soge Chonam La Chancho Pardo Dani Kapsuchi Dagi Gibe Sonam Gi

Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io tenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Uno dei punti fondamentali nel nostro percorso anche di comprensione che abbiamo visto ieri e anche abbiamo toccato questo punto l'altro ieri è che la conoscenza è importante, è importante imparare, è importante ascoltare, è importante leggere. È importante comprendere, ossia una volta che abbiamo letto dobbiamo comprendere, dobbiamo riflettere, dobbiamo uh, fare in modo che quella conoscenza non sia più qualcosa che qualcuno ci ha detto, ma sia qualcosa che sia nostro. Questo è importante da arrivare, però non basta. L'obiettivo degli insegnamenti... Non è quello di conoscere delle cose, non è quello di avere una buona conoscenza. E purtroppo spesso noi viviamo in que con questa idea, noi viviamo con l'idea che una volta che abbiamo capito ci siamo. Invece siamo appena, abbiamo appena aperto una porta quando abbiamo capito qualcosa, non siamo ancora arrivati. Abbiamo appena cominciato un percorso. Perché l'obiettivo... Non è quello di capire che cosa è l'amore e il perché dobbiamo sentire amore. L'obiettivo è sentire amore. L'obiettivo non è sapere il perché questa vita è preziosa. È sentire la preziosità di questa vita e la gioia di essere qui, con l'opportunità che abbiamo. L'obiettivo non è capire che la morte è una certezza e che esiste un'incertezza del momento della morte. L'obiettivo è sentirlo nella pelle. E vivere di conseguenza, dando il meglio in ogni momento. Quindi, l'obiettivo è sentire qualcosa dentro di noi, è raggiungere uno stato interiore che va molto al di là delle parole. A questo punto, perché servono le parole? Le parole, la conoscenza, serve per indirizzare la mente. Serve per prima ascolto, poi capisco, comprendo. Poi vado a familiarizzarmi con quel concetto, quindi vado a meditare su quel concetto, fino a che a un certo punto quello diventa naturale in me, o meglio, vado a meditare, vado a indurmi in quello stato interiore e vado a familiarizzarmi con quello. Questo è un, è un punto chiave che abbiamo visto l'altro ieri, ieri, che voglio ripetere per due ragioni: uno, perché ci sono persone che non c'erano qua negli ultimi due giorni, due, perché anche per chi c'era è importante ripetere. Quando noi parliamo di, della meditazione spesso, quindi di familiarizzare la nostra mente con un qualcosa, l'obiettivo non è familiarizzarci con il concetto, anche è anche importante, però non è l'obiettivo. Noi ci dobbiamo familiarizzare con il risultato che vogliamo ottenere. Ossia, facendo l'esempio più semplice, se io voglio sviluppare amore, la meditazione sull'amore non è meditare sul concetto dell'amore, perché se io medito sul concetto dell'equanimità, che tutti gli esseri eh, non sono eh, uguali dal punto di vista che tutti soffrono, tutti desiderano la felicità, eccetera, eccetera, e vado a meditare sul concetto di che cos'è l'amore, io in che cosa mi sto familiarizzando la mente? Col concetto, che non è una cattiva cosa, però non è l'obiettivo affinché io possa familiarizzarmi con l'amore, cosa devo fare? Devo amare, devo sentire amore, e più riesco a sentire amore, più riesco a indurmi in questo sentimento di amore, meglio e più facilmente riesco a generare questo stato. E c'è un punto che Paponcarimpo Carimpo ci ha detto, che in realtà è molto importante, in realtà tutti i punti sono importanti, però... Lo cerco velocemente. Qua nella pagina 15 in fondo c'è... Quando parla della meditazione dice e a volte si può improvvisamente avere una grande intuizione esperienziale, di certezza, senza aver fatto alcuna meditazione specifica, basandosi invece su un sentimento e quindi non è affidabile. Che cosa vuol dire questo? Certe volte noi abbiamo un sentimento forte per dire che sia di amore, che sia della, per riconoscere la preziosità di questa vita, che sia di fede e gratitudine verso le nostre guide spirituali. Non lo so, possono essere diversi tipi di sentimenti che possiamo avere, che nascono non da dentro a fuori, ma vengono a causa di una situazione che noi andiamo a vivere. Quindi quello che succede è... Uh, vedo una persona che sta molto male, eccetera, e quella situazione mi fa pensare di Ma come, so, come ho una vita preziosa, come sono fortunato. Però il fatto è? è un sentimento positivo, sì, però è qualcosa che dipende da una condizione esterna che lo fa sorgere. Noi dobbiamo riuscire a sviluppare quel sentimento tramite un processo interiore e non tramite una condizione esterna, perché se no andiamo sempre a creare dipendenza con le situazioni esterne. Non è che sia sbagliato o che sia negativo aver avuto quel sentimento, non è questo, o okay, che sia finto o non sia vero, è vero, però non è affidabile, nel senso che non è quello qualcosa su cui posso basare un processo di familiarizzazione con quel sentimento stesso. No? E quindi quando si parla del sentiero graduale all'illuminazione, ci sono alcuni stati di coscienza che noi dobbiamo generare, come delle qualità interne che dobbiamo generare una dopo l'altra e hanno un percorso anche abbastanza lineare in realtà, però dobbiamo passare da uno all'altro gradualmente e come facciamo per generare questi stati? Dobbiamo autoindurre noi stessi allo stato di coscienza che vogliamo sviluppare. All'inizio è, diciamo così, artificiale e gradualmente ripetendo quello più volte diventa naturale. Certe volte delle persone fanno meditazione in questo senso e vedono no, "ma non funziona", perché spesso in questi casi la persona non sta meditando per dire sulla preziosità di questa vita, ma sul concetto della preziosità di questa vita, che sono due cose diverse. Una cosa è che io vi vada a indurre il sentimento di gioia, che bello che sono qui, e devo fare qualcosa di utile di questa vita, vado a indurmi a questo sentimento, e più lo faccio, più viene naturalmente questo sentimento. Un'altra cosa è che io sto lì a riflettere solo sulle ragioni del perché o del come questa vita sia preziosa. È chiara la differenza, no? Perciò, come facciamo però... Per indurci a questi sentimenti. Come facciamo per indurre noi stessi in questi stati? Usiamo una tecnica abbastanza semplice in realtà, che è la tecnica, possiamo così chiamare, di autoconvincimento. Nel senso, noi siamo esseri influenzabili o no? Sì. Possiamo influenzare noi stessi? Anche. Quindi, usiamo questo aspetto che noi ci possiamo influenzare, per influenzare noi stessi in una buona direzione di dove vogliamo andare. Okay? Quindi, il testo che noi abbiamo qui insieme, che è un testo per me molto prezioso, è, uno dei, è il primo insegnamento che io ho ricevuto che riguardava il Lamrim e così via. Uh, ho ricevuto la trasmissione direttamente dalla Reincarnazione di Papon Onkare stesso, poi da Geshe Champateccio, che poi dalla Bhatti di Tashilompo in Tibet. E è un testo un po' diverso della gran maggioranza dei testi che ci sono, perché di solito i testi che abbiamo è dove o è la trascrizione di un insegnamento o è un maestro che scrive un libro dove vuole trasmettere un concetto. No? In questo caso, queste sono le note che Paponcarimpo ci ha scritto durante il suo ritiro di Lamrim. Mentre quando lui faceva il ritiro... Aveva i suoi insight, no? aveva le sue percezioni, cose, e lui ha, ha trascritto quelli che sono il percorso che lui ha usato per se stesso per generare certi stati interiori. E quindi, dopo, quando lui era già più anziano, i suoi discepoli hanno trovato questi trascritti, questi manoscritti, hanno chiesto cos'era, lui li ha spiegati. E, ma quando li ha spiegati, si dice che era un po': ah, ma questo è niente, sono le trascrizioni dei miei insight quando facevo il tiro di Lamrim, no? una cosa così. E dice, ma che bello, possiamo trascriverlo e, e, e pubblicarlo? E lui ha detto, va bene. E da questo viene fuori questo libro che abbiamo fatto quest'anno tradurre, che abbiamo finito di tradurre quest'anno, ok? E quindi eh, quello che succede è, per raggiungere certi stati mentali, dobbiamo autoindurci a quello. È così come se noi vediamo tramite la media, piuttosto che una persona che ci viene a raccontare una cosa o un'altra, questo possono indurre noi stessi a certi stati di emoti emotivi o no. Sì, no? Una notizia che riceviamo, una cosa che ci viene detto, ma guarda quello ha fatto questo, ma guarda com'è quell'altro, eccetera, eccetera. Questo riesce a indurci a certi stati di coscienza o no? Sì. Similmente possiamo fare questo consapevolmente, no? Questo mi fa ricordare, così una parentesi veloce. C'era un monaco anziano in Nepal, Theravada, e una volta era molto anziano e aveva problemi al cuore. Quindi il medico aveva detto al discepolo: Guarda, lui non può avere delle emozioni troppo forti, perché il cuore è molto debole. E, ed era un monaco che sempre si preoccupava tanto per gli altri, era uno che ci prendeva molto cura di tutti, eccetera. E quindi il suo discepolo, per paura che lui avesse delle grosse emozioni, lui doveva leggere il giornale tutti i giorni, perché lui voleva che le si fosse letto il giornale. E il discepolo prendeva il giornale e lo leggeva trasformando tutto, e diceva solo notizie positive. Perché non voleva che lui stesse troppo male e prendesse delle grosse emozioni, no? Quindi lui diceva c'è la guerra, lui diceva c'è la pace, tra di loro fanno questo, lui trasformava tutte le notizie, no? Comunque, mi sono ricordato della scena di questo qui. Um, fatto sta che le notizie e le informazioni che noi riceviamo vanno a influenzare noi stessi. Le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono influenzati a loro volta dalle informazioni che noi stessi riceviamo. Quindi il percorso qui qual è? Come abbiamo detto ieri, prima una meditazione analitica, ossia è dove io vado e vado a... Darmi le ragioni di un, di un qualcosa, vado a spiegarmi, vado a indurre la mia mente in una certa direzione, usando, della, usando la logica e degli esempi. Okay? Si può anche usare la visualizzazione, però l'obiettivo è generare un certo stato interiore. Il primo che avviene nel sentiero è generare uno stato interiore di fiducia, gratitudine e fede. In riguardo ai nostri maestri spirituali, riguardo alle guide spirituali, quindi, questo c'è tutta una ragione che abbiamo visto ieri. Adesso non riprendiamo da capo oggi, però il fatto sta che è molto importante nel nostro percorso vivere uno stato di fiducia: uno stato di, se io devo, è come riprendo velocemente: se devo andare dal medico perché ci sono malato, prima di tutto devo avere voglia di guarire. Secondo, vado dal medico e non ho fiducia nel medico, prenderò bene le medicine? No, per il quanto possa essere bravo il medico. Invece se vado dal medico e ho totale fiducia sia nel medico che nella possibilità di guarire, che anche questo è molto importante, eh? no? se noi vediamo, c'è stato uno studio che dice che l'unica cosa in comune che avevano tantissimi pazienti che erano guariti totalmente dal cancro, usando tecniche totalmente diverse, l'unica cosa in comune che avevano nel loro processo di guarigione è che tutti loro erano totalmente convinti che quella fosse la cura giusta per loro. Quindi questo è un fattore che non è indifferente. Perciò anche nel percorso spirituale dobbiamo avere voglia di guarire, fiducia in chi ci guida e fiducia che noi stessi possiamo guarire. Perciò, se noi abbiamo questo, non solo prenderemo le medicine, ma come andremo in questa direzione convinti e probabilmente otterremo i risultati che vogliamo. Se noi siamo in un percorso di guarigione, però la nostra determinazione di guarire non è così tanto forte. Più che altro vogliamo eliminare qualche sintomo. Uh, la nostra fede e rispetto nel medico va fino a un certo punto. La fede in noi stessi che possiamo guarire è quasi inesistente, quindi è chiaro che non guariamo. Che è chiaro questo, no? Invece, se io voglio veramente guarire, ho fiducia in chi mi cura e allo stesso tempo ho totale fiducia che io stesso posso guarire, le probabilità di guarigione sono molto più alte. Quindi il primo punto qui, quando si dice affidarci correttamente alla guida spirituale, che abbiamo visto in modo abbastanza lungo ieri, è il momento nel quale dobbiamo sviluppare questo sentimento interiore di fiducia, di gratitudine, di rispetto verso colui o colei che ci guida. Perché in questo modo... Abbiamo, sviluppiamo questa connessione, questo rapporto di fiducia che ci dà la possibilità poi dopo di seguire bene gli insegnamenti, seguire bene le pratiche e così via. È molto importante perché se no... Io sono lì ma veramente Seraxor eh, non è solo dei miei dubbi. È ovvio che come abbiamo già visto ieri, per prima di affidarci a qualcuno, Dobbiamo avere l'esperienza e essere sicuri che sia il, siamo nel posto giusto e la persona giusta e siamo sul percorso giusto. Perché per quello che in passato ci volevano almeno 12 anni. C'era chi diceva che era 12 anni sia per un maestro accettare un discepolo che per il discepolo scegliere un maestro. Era un percorso che non era da un giorno all'altro così. No? Per dire addirittura Tiloppa con Aroppa, che erano due ma maestri realizzati. Lopa ha chiamato Naroppa mio figlio mio solo dopo 12 anni. Fino a quel punto diceva sempre: Se io avessi un discepolo dovrebbe fare questo, no? e andava lì Naropa e lo faceva. Quindi, quello che succede è che è un percorso, è un, è un percorso lungo, ma più che altro è una connessione profonda. E noi dobbiamo coltivare dentro di noi in questo percorso il sentimento di gratitudine, di rispetto, di. Fede è una cosa che fa bene a noi stessi nel nostro proprio percorso. Quindi quello che abbiamo qua è, possiamo usare questa parola anche se non è la più giusta, è un percorso di autoconvincimento in qualche modo, più che altro una meditazione analitica per indurre la mente in questo stato di rispetto, di gratitudine e di correzione. Quello che ha usato Paponcarimpoce, non è detto che per noi debba necessariamente essere esattamente lo stesso. Okay? Noi viviamo in una cultura diversa, in tempi diversi, può essere un po' diverso per ognuno di noi. Qua abbiamo la fortuna di avere quello che ha osato Papo se stesso, in questo senso, okay? e che ha condiviso con noi. Bene, siamo arrivati nel testo, nella pagina 24, e volevo oggi, adesso, velocemente, senza approfondire dopo, perché ieri abbiamo già visto in modo più dettagliato questa parte, solo continuare con la lettura più velocemente della parte finale di questo affidarsi correttamente alla guida spirituale e poi dopo cominciamo con la parte della riconoscere la preziosità di questa vita con un po' più di dettagli. Okay? Facciamo adesso una lettura veloce di questa ultima parte che riguarda l'affidarsi correttamente alla guida spirituale. E dico la lettura veloce perché potremmo soffermarci su questo un'altra giornata intera, però voglio andare avanti sul prossimo punto che è la preziosità di questa vita. Ok? Bene. Anche perché il testo è abbastanza semplice, quindi dove ci sono cose che non sono tanto semplici, ci soffermiamo a spiegarli, se no, andiamo avanti col testo. Solo i Buddha stessi, pagina 24. Solo i Buddha stessi possono vedersi l'uno l'altro. Nemmeno i Bodhisattva del decimo Bhumi, che vuol dire appena prima di raggiungere l'illuminazione, possono vederli. Ossia, un Buddha nel suo stato più puro può essere visto solamente da un altro Buddha. Anche se essi si fossero mostrati nella forma, nella forma del Sambhogakaya, che vuol dire il corpo di godimento, che sarebbe il corpo sottile di un Buddha. Vuol dire il corpo di energia, il corpo sottile di un Buddha. Come avrei potuto vederli? Anche se si manifestassero un Buddha si manifestasse a me nel suo corpo di godimento, viene chiamato che il suo corpo sottile nello stato puro, io non sarei capace di vederlo. Un corpo di godimento, che è cosiddetto Sambhogakaya, che è il corpo sottile, è un oggetto di percezione solo per gli ariya Bodhisattva superiore, gli unici esseri che possono vedere il corpo sottile di un Buddha sono coloro che hanno già sviluppato la saggezza perfetta, che sono già usciti dal ciclo di sofferenza, che però non, sono ancora, non hanno ancora raggiunto l'illuminazione, che vengono chiamati gli Arya bodhisattva. Aria vuol dire nobile, vuol dire colui, colui che ha già eliminato l'ignoranza, bodhisattva è colui che ha un grande sentimento di amore e compassione per tutti gli esseri. Okay? Anche, se, anche se essi stessi si sono mostrati nel corpo dell'emanazione suprema, questo può essere visto solo da esseri ordinari, con un karma puro, e da quelli superiori, mentre io non riesco a vederli. Perciò, anche se i Buddha si manifestano, io posso solo vedere ciò che io sono pronto per vedere. In altre parole, io posso solo relazionarmi con qualcuno che sia sul mio livello. Non posso relazionarmi con qualcuno che si manifesta a un livello che io non sono capace di percepire. Proprio come la storia di Assanga che vide Maitreya come una vecchia cagna, se si manifestassero come qualcosa di inferiore a me, io non li crederei. Se un Buddha venisse e si manifestasse nella forma di un mendicante, piuttosto che come è successo la storia che ho raccontato ieri, del monaco nel monastero che era un essere totalmente realizzato e che durante tutta la vita era stato visto in monastero come quello che non capiva niente, e poi, alla fine della sua vita ha dimostrato di avere le realizzazioni che tutti gli altri volevano e nessuno aveva. Perché al momento della morte è riuscito a scegliere e indursi in meditazione durante la propria morte, che è il segno di una delle più alte realizzazioni. E durante tutta la vita era quello che tutti vedevano dicendo: Ah, lui è incapace. No? Perciò, se il guru si Buddha si manifestasse a noi come una forma ordinaria inferiore a noi, non riusciremo veramente a riconoscerlo, a credere. Perciò, pertanto, hanno dovuto i Buddha hanno dovuto mostrarsi in una forma umana. Il fatto che i Buddha si sono manifestati in un aspetto ordinario mi beneficia mi beneficia mi beneficia Non è altrimenti. ossia affinché io possa entrare in contatto con un essere sacro. Mettiamo così un Buddha viene e vuole aiutarmi. Un essere sacro, totalmente illuminato, viene e vuole aiutarmi. Come può fare per aiutarmi? Se lui viene nel suo corpo di luce e cerca di, di, di farsi vedere, io non vedo niente. Se viene e si manifesta nella forma di un animale piuttosto che qualcosa, non riesco a collegarmi. Quindi prima di tutto deve venire sul mio livello, che è nella forma di un corpo umano. Questa stessa manifestazione in aspetto umano è un Buddha per me, data dalla mia presente fortuna. Si tratta di un Buddha che posso effettivamente vedere da me stesso. Sono già fortunato a vedere ciò. Quindi, partendo dal punto precedente, Pavon ci dice il guru, ossia colui che mi guida nel mio sentiero spirituale è colui che sta compiendo le azioni di tutti gli esseri sacri. Perché qual è la motivazione più forte, la intenzione di un Buddha, di un essere illuminato, è quello di aiutare gli altri. Quali sono i modi di aiutare gli altri esseri? Materialmente, fisicamente, ma principalmente spiritualmente. E chi è che mi aiuta spiritualmente? Chi mi guida spiritualmente? Quindi, quell'essere che mi guida spiritualmente è colui che sta eseguendo le azioni di tutti i Buddha per me. E quindi, effettivamente, se un Buddha dovesse venire a fare qualcosa per me, se un essere illuminato dovesse venire ad aiutarmi, quale sarebbe l'unico modo che potrebbe veramente farlo? Manifestandosi in un modo fisico, come un altro essere umano davanti a me. Quindi, per me, il mio guru è un Buddha a tutti gli effetti. Anche se, anche se gli stessi Buddha, che si emanano come uccelli antilopi e così via, spesso vengono scambiati erroneamente per questo e quell'animale, per cui non li vediamo in modo diverso da come effettivamente appaiono. Anche il guru è visto allo stesso modo. Il cosiddetto Buddha si riferisce principalmente alle qualità interiori. Cos'è che può essere giudicato dal solo aspetto esteriore? Anche un demone, infatti, può mostrarsi come un vero Buddha, maschile o femminile. Che differenza ci sarebbe se qualcuno di loro fosse veramente un Buddha? Ossia, noi qual è la capacità che abbiamo di giudicare qualcuno solamente dall'aspetto esterno? Nulla in realtà. Però lo facciamo, no? Ah, guarda com'è questo, come parla, come di qua. Di là. Per quale ragione che nei tempi più antichi, e le guide spirituali, ma questo in tante tradizioni, lo stesso è successo anche qui da noi in Occidente, venivano messi con le cose tutte dorate e di una importanza, no? venivano anche messi un po' nella stessa modo come i re, con la corona, piuttosto che anche in Tibet stesso, c'era un grande, grande rispetto, io mi ricordo c'era un lama al monastero di Tashilumpo, che lui addirittura Aveva una cosa che a me, oggi, guardando oggi fa ridere. Nell'epoca c'era la sua ragione di essere. Che era lui quando andava da un punto all'altro del monastero, doveva camminare insieme, c'erano circa 50 persone che andavano insieme con lui. Uno portava un posto per sedere, l'altro portava il tè l'altro portava il tappeto, l'altro portava un'altra cosa, lui faceva 50 metri, era già lì il posto per quello dove lui si sedeva, uno lo versava il tè, era lì, beveva il tè, dopo di un po' riprendevano tutto e continuavano, no? Sembra una barzelletta per me oggi vedere questo, però quello che succedeva è che a quell'epoca, nel contesto sociale in cui vivevano, le persone, se vedevano uno come loro non davano importanza e rispetto, e quindi non si aprivano per poter ricevere qualcosa che avessi da dare. Quando uno si aveva una posizione, ah, guarda quello come è rispettato, come una cosa, ah, quindi sarà qualcosa di speciale, quindi si aprivano per poter ricevere qualcosa a loro volta, no? Quindi quello che succede è che, in qualche modo, dipende dalla nostra cultura, dalla nostra mentalità, il modo come uno o l'altro si deve manifestare per noi anche. È chiaro che quando noi entriamo in culture diverse, tempi diversi, non capiamo una cosa o un'altra. È così come, dipendendo da una cultura e il tempo, magari un maestro che oggi, se si manifesta in un modo molto, con molta più semplicità, viene visto con più rispetto, in un altro contesto verrebbe visto come uno qualunque, quindi con nessun rispetto. Perciò dipende molto dal contesto e dalla cultura nella quale noi ci troviamo anche, no? Non possiamo semplicemente giudicare le cose solo perché oggi io vedo in un certo modo. Dobbiamo ricordarci che è la funzione di chi trasmette adattarsi alla mentalità di chi riceve, in generale del luogo in cui si trova. Perciò quello che succede è che le apparenze, noi non sappiamo mai veramente che cosa c'è dietro. Le apparenze si devono adattare alla realtà di chi vive. Però il fatto è quanto possiamo veramente fidarci. Posso avere qualcuno che ha un'apparenza perfetta di quello che io ritengo di essere una persona meravigliosa, ma è detto che quella persona sia così brava? No. Allo stesso tempo può esserci una persona che dal mio pregiudizio dell'apparenza sia una persona terribile, però in realtà è una persona meravigliosa, no? Come ho raccontato ieri, c'è questo... Ah sì, c'è campione anche in italiano, no? Il campione mondiale di lotta in Brasile che è un campione mondiale di lotta del tipo queste lotte molto violente dove è valido di tutto non ricordo, io non so io, che ne so io come si chiamano queste cose però fatto sta che c'è questo tipo c'è un amico mio che è regista e un giorno è andato a fare un'intervista con questo personaggio con questa persona e lui mi ha detto guarda quando è partito al mattino ha detto che noia tutto il giorno con quel tipo lì come sarà grezzo, come sarà aggressivo, una persona senza cultura, tutto il suo preconcetto, no? Immaginando, vedendo l'immagine di quello lì. E ha detto che alla fine della giornata era totalmente colpito perché questo ragazzo aveva un carisma enorme. C'era un ragazzino che doveva fare le riprese insieme, ha detto che si è innamorato totalmente di questo tipo qua. Che aveva era così amorevole, così carino, era una persona rispettosa, umile, con conoscenza e tutto esattamente il contrario di tutto ciò che lui si era aspettato, aspettato no? Perciò il fatto è che noi non possiamo mai veramente giudicare l'altro solo dall'apparenza. L'apparenza ingana, in si dice così anche in italiano, no? Perciò quello che dice, qua un bon carimpo c'è. Eh, che differenza ci sarebbe se qualcuno di loro fosse veramente un Buddha? No, se fosse solamente dall'apparenza. Noi non possiamo fidarci. Quando noi diciamo che il nostro guru è un Buddha e lo vediamo in questo modo, non è dall'apparenza esterna. Ah, dove il e i capelli blu in quel modo un po' strano? Non è, è dall'apparenza esterna. Parliamo della qualità interna, di quello che c'è di più profondo. E si parte dalla logica che, come diceva Papuncarimbo, c'è qua. Se un Buddha dovesse aiutarmi, in che modo dovrebbe fare? Trasmettendomi il Dharma, chi è che lo fa? Lo fa il mio guru, quindi è quell'unico modo in cui si potrebbe manifestare. Questo serve innanzitutto che dobbiamo gradualmente con questo generare quel sentimento di connessione e di fiducia anche. È difficile sviluppare il modo corretto di affidarsi a maestri spirituali. Figuriamoci, sarà difficile per Papa Uncarimpo, cioè nel contesto nel quale era normale avere un guru eccetera eccetera, figuriamoci per noi oggi, dove non sappiamo neanche bene che cosa vuol dire la parola maestro spirituale, spesso dobbiamo appena cominciare a imparare. Quanti di noi siamo cresciuti che c'era il guru dei nostri genitori? Non credo, no? Quindi non è una cosa normale per qualcosa che dobbiamo imparare man mano che andiamo avanti, quindi non è facile, non è mai stato facile e non lo è ancora oggi. Perciò è difficile sviluppare il modo corretto di affidarsi ai maestri spirituali. Perciò è necessario contemplare le loro biografie inconcepibili. Vuol dire è importante conoscere la loro vita, vedere le cose che hanno realizzato. Inconcepibile vuol dire come sono riusciti a fare quelle cose, no? E perciò conoscere le loro vite, vedere quello che hanno realizzato. È difficile perché vanno al di là delle nostre capacità mentali. Ci sono delle cose che noi non riusciamo a capire il perché o il come. E la nostra tendenza è sempre di giudicare l'altro usando come riferimento noi stessi. E ci sono delle cose che noi non riusciamo veramente a comprendere o a capire, eccetera, eccetera. Essi, pensando a innumerevoli mezzi inimmaginabili, appaiono con i loro corpi effettivi a coloro che possono essere domati attraverso l'apparenza di un effettivo corpo di Buddha. Ossia, i Buddha, gli esseri illuminati, si manifestano a ognuno di noi a secondo della nostra capacità, adattandosi alla nostra capacità di percezione. Oppure, essi appaiono come virtuosi amici spirituali, a coloro che possono essere domati dall'aspetto di un amico spirituale virtuoso. Anche se non possono apparire in modo esplicito nel loro corpo. Ossia, un Buddha si manifesta nell'apparenza come un Buddha totalmente a coloro che sono capaci di vedere un Buddha. Si manifesta in una forma ordinaria a coloro che sono capaci di relazionarsi con una forma ordinaria. Per coloro che hanno nemmeno la fortuna di essere domati attraverso un aspetto di virtuosi amici spirituali, si mostrano nell'aspetto di Brahma, Indra, demoni, uccelli, antilopi e così via. Possono manifestarsi in tante altre forme che non sono come una guida spirituale per cercare di interagire con quell'essere per aiutarlo nella sua crescita e nel suo percorso. Nel mio caso, anche se non ho la fortuna di essere domato direttamente dai Buddha, ho la fortuna di essere domato da un amico spirituale virtuoso. Perché si usa la parola domato? Perché la nostra mente è abbastanza rebelle. La nostra mente, eh, nel, no, presa dall'egoismo, presa dalla rabbia, dall'invidia, dalla ignoranza, eccetera, eccetera, deve essere direzionata, in questo senso va detto, domata. No? Uh, pertanto, uh, io ho la fortuna di essere domato da un amico spirituale virtuoso. Pertanto, essi mi sono mostrati nell'aspetto di un amico spirituale virtuoso, per esempio Avalokiteshvara, il Buddha della compassione si è emanato come Scimia, come re del Dharma, Pandita, Mahasiddha e così via. E Manjushri si è emanato come il grande venerabile Tsongkhapa e così via, per domare i tibetani. Quindi, tutti i Buddha si sono emanati come un guru per guidarmi. E se questo guru da solo è anche il Buddha della mia dose di fortuna, è anche colui che mi dirige, è anche la guida, è anche il leader da no, uh, del non vedente, e anche il Signore Shakyamuni, e anche l'emanazione, allora dovremo anche far riferimento a Lui con una mente uni, uni, uh, univocamente concentrata, fino al raggiungimento dell'illuminazione, come Panchen Lossan Chögyi ha suggerito nel suo testo della Guru Puja. Quando dice, ogni Lama, ogni Idam, Chögyi Khandro Chögyon tu sei il guru, lo idam, il dhaka e il dharmapala. Da oggi fino all'illuminazione non cercherò alcun rifugio diverso da te. Pertanto tienimi con il tuo gancio della compassione in questa vita, nel bardo e anche nelle vite future. Liberami dalla paura del samsara e della pace individuale. Conferiscimi tutti i sidi e le realizzazioni. Aiutami per sempre e proteggimi dalle interferenze. Sarebbe di grande beneficio visualizzare il Guru come il nostro Idem e visualizzare il nostro Idem come il Guru in modo alternato, più e più volte. Se abbiamo fatto così, sarà una grande benedizione, poiché Eli è l'incarnazione di tutti i Buddha. Da quando il Guru è sceso appositamente per noi in base alla nostra fortuna, riceviamo molto rapidamente la Sua benedizione. Al contrario, se per il momento dipendiamo da Lui per necessità, pensando. In ultima analisi ci sono i Buddha e gli Ida, qualcosa di superiore da vedere. E se abbiamo riposto la nostra apparenza ultima su qualcuno che sia diverso dal Guru, allora sarà difficile ricevere benedizioni e sidi, ossia realizzazioni da lui o da lei. Ad esempio, quando un viaggiatore è su, è su una strada stretta e molto pericolosa e se qualcuno viene, invi viene inviato dalla sua propria casa per riceverlo, il viaggiatore deve, deve sperare di essere salvato da lui dai pericoli della strada. Ci, sare ci sarebbe ben poco aiuto da parte di da parte qualcun altro di cui non si fidasse. Quello che succede qua è che... In questo percorso è importante per noi collegarci che la nostra guida spirituale, e come abbiamo detto ieri, il guru non è una sola persona fisica di cui stiamo parlando. Esiste la immagine del guru che va molto al di là della persona fisica in se stessa, di cui però la persona fisica è inseparabile. Okay? Va visto come Ciò che rappresenta tutte le qualità, rappresenta gli esseri illuminati, rappresenta gli idam che sono le manifestazioni di Buddha, gli archetipi che noi stessi vogliamo realizzare. Ok? E va visto tutto come l'emanazione dello stesso. Se sei il guru autentico emanato da tutti i guru per guidarmi, allora ho, la mia speranza, ho riposto la mia speranza solo in te. Quindi benedicimi. Le emanazioni illusorie, inconcepibili dei Sugatta, Sugatta sono i Buddha, sono difficili per gli altri da comprendere. E visto che siamo molto confusi su ciò, noi, eh, noi apprendiamo ciò che vediamo come realmente esistente. Siamo stati in, eh, ingannati fino ad ora da questa pessima oscurazione mentale. Possiamo pensare che saremo presi in cura da altri guru in altre vite, per esempio, che potranno apparire in varie forme fisiche, ma in realtà come possiamo trovare qualcosa di diverso da questa incarnazione che ha l'aspetto del guru, per, eh, che per sua natura è la saggezza suprema di tutti i Buddha? Non c'è modo di trovare qualcosa di migliore. Se si ottiene la certezza che il guru sia la saggezza suprema di tutti i Buddha, allora il guru è l'incarnazione di tutti i Buddha. A quel punto.. Anche quando si fa la richiesta di Miktsema. A te, che sei l'emanazione di Avalokiteshvara, il grande tesoro della compassione illimitata, di Manjushri, il maestro di immacolata saggezza, di Vajrapani, il distruttore delle orde demoniache, la zonkappa, l'ossan chakpa, gioiello della corona del capo dei saggi, nel paese delle nevi, ai tuoi santi piedi faccio richiesta. Qualunque richiesta sia fatta a Gerimpoce o la mazonkappa, viene fatta al proprio guru. E anche qualsiasi richiesta che venga fatta al proprio guru recitando il mantra del suo nome è rivolta a tutti i Buddha. Perciò quando noi riusciamo a vedere il nostro proprio maestro, la nostra propria guida spirituale, questo amico virtuoso spirituale, come se inseparabile da tutti i Buddha, quando ci rivolgiamo a lui, ci rivolgiamo a tutti gli esseri sacri. Quando ci rivolgiamo a qualunque essere sacro, ci rivolgiamo anche a lui diventano inseparabili, diventa una cosa che connette direttamente con l'altra. Se si ottiene la certezza, no, no, no. quindi recitare il mantra del nome del proprio guru è come recitare il mantra dell'essenza di tutti i Buddha. Quando noi facciamo, questo è il mantra del guru. E vedendo il guru come inseparabile di tutti i Buddha, questo mantra diventa il mantra dell'essenza di tutti i Buddha. Quindi all'interno di questo mantra è come aver recitato il mantra di tutte le divinità e di qualunque pratica sia essa. Quando il guru è vivo è simile all'acqua e alle sue onde. Quando non è vivo è come le onde che scompaiono nell'oceano. Ossia le onde sono della stessa natura dell'acqua. L'oceano sono tutti Buddha, sono tutti gli esseri sacri. Quando l'onda si manifesta, non è altro che una manifestazione della stessa acqua dell'oceano. E quando cade nell'oceano e ritorna, è ritornata nella sua stessa natura. E poi dopo si può rimanifestare un'altra onda. Però la, quali, la, la natura dell'onda e dell'acqua dell'oceano non è che sono due nature diverse. Perciò, quando il guru è vivo... È simile all'acqua e alle sue onde. Quando non è vivo è come le onde che scompaiono nell'oceano. Se avete la sensazione che il guru e tutti i Buddha sono integrati, avete ottenuto le realizzazioni. La grande gentilezza, ossia quando riusciamo ad avere questo sentimento interno che non è un processo intellettuale, di vedere le nostre guide spirituali come essendo inseparabili da ogni essere sacro, da ogni Buddha, e come uno essendo la manifestazione dell'altro, dove il sacro si manifesta per noi tramite l'immagine della nostra guida spirituale. A questo punto abbiamo ottenuto questa prima realizzazione di affidarci correttamente al guru. La grande gentilezza del proprio guru. In passato, anche se, anche se, discessero, eh, anche se discessero i Buddha, e i bodhisattva come il nostro signore Shakyamuni e i santi pandita e mahasiddha, essi non sono stati in grado di domarmi e quindi non sono, sono rimasto qui. Se il mio guru ora non mi prende sotto le sue cure, che cosa accadrà? Ossia, fino adesso, quanti sono gli esseri sacri che sono passati in questa esistenza, in questa terra, così per dire? Sono innumerevoli. Emanazione di Buddha, Mahasida, Pandita, grandi esseri saggi e tutto il resto. Hanno fatto cose grandiose, però non mica sono riusciti a domare questa mente ribelle mia qui. Il loro obiettivo è aiutare gli esseri, però a me non è che sono riusciti a fare più di tanto, guarda dove sono. Chi è che sta riuscendo veramente a direzionarmi, a prendere cura di me? La mia guida spirituale che ho davanti a me. Perciò ha una gentilezza di più di quello che sta riuscendo a fare quello che tutti quelli del passato non sono riusciti a fare. Quindi, la grande gentilezza del proprio guru qual è? Che in passato, anche se dicessero i Buddha, i Bodhisattva, come il nostro signore Shakyamuni, e i Pandita, i Mahasiddha, essi non sono stati in grado di domarmi e quindi sono rimasto qui nel Samsara. Se il mio guru ora non, cura, non, prende, non mi prende sotto le sue cure, che cosa accadrà? Chi mai potrà aiutarmi dopo? Se oggi che ho questa connessione non riesco a seguire, chi mai lo potrà fare? Non importa quanto male mi comporti, Lui felicemente ancora mi tiene sotto le sue cure e mi insegna un così profondo ed esteso dharma. Ossia, il guru. Deve essere qualcuno che ha un amore verso di noi, che va molto al di là del nostro comportamento. Non è un amore che viene fatto sulla base se ti comporti bene ti do l'amore, se non ti comporti bene non ti do l'amore. Se ti fai questo ti do il Dharma, se non lo fai non ti do il Dharma. Non è in quel modo. No? Io ho già visto, con Rimpoce per esempio, persone venire e richiedere la stessa cosa dopo di 25 anni e lui dare lo stesso consiglio con lo stesso amore. Con la stessa pazienza. Non è che viene, ma ti l'ho già detto vent'anni fa, perché non l'hai fatto? Non è che fa in quel modo, è lì pronto da poter accogliere e poter ricevere vent'anni dopo con lo stesso sorriso, con lo stesso amore. Okay? Lui doma il mio rigido continuo mentale. Come posso ripagare questa gentilezza, una così grande gentilezza? Per ripagare tale gentilezza non esiste un, altro, un, un modo diverso dal fare l'offerta della pratica come un servizio. L'unico modo vero che io posso ripagare la gentilezza che ho ricevuto da una, dal mio guru, dalla mia guida spirituale, è mettendo in pratica ciò che mi trasmette, è offrendo la mia pratica spirituale. Questo è l'unico vero modo che posso ripagare posso fare tutti i tipi di offerte, ringraziare materialmente, fare dei sorrisi, aiutare con dei lavori, posso fare tante cose, però questo è nulla veramente che riesca a soddisfare profondamente questa gentilezza che ho ricevuto. L'unico vero modo che posso ripagare quello che ho ricevuto è praticando quello che ho ricevuto. Quindi dice che la migliore offerta che si può fare alla nostra propria guida spirituale è mettere in pratica ciò che ci hanno insegnato. Questo che viene chiamato uh, fare l'offerta della pratica come un servizio. Io offro la mia pratica, offro il mio sviluppo di pazienza, offro l'amore che vado a generare, offro la stabilità della mia mente, offro quello che io riesco a fare. Quindi quella è la cosa più importante. E quello che noi dobbiamo offrire non è la quantità di mantra che andiamo a recitare o eh, la, i versi che abbiamo memorizzato, va bene tutto questo, però questo è un mezzo, non è l'obiettivo. Lo, l'obiettivo è la pazienza, l'equilibrio, la gioia, il rispetto, la generosità, la gratitudine, la pace. Sono queste le cose che vogliamo sviluppare e che questo è il meglio che possiamo offrire. Okay? Quindi, la conclusione qui è, dal momento nel quale noi riusciamo a sentire questo sentimento profondo, nel quale noi vediamo chi ci guida spiritualmente come essendo inseparabili uno dall'altro e come essendo della stessa natura di ogni essere sacro. Dobbiamo stare attenti, almeno io, ci penso, io penso così: quando diciamo gli esseri sacri, i Buddha, non è che facciamo riferimento, ok, nel buddismo ci sono i Buddha, poi per altra religione sono altri. I Buddha, I Buddha prendono cura dei buddhisti. Non è così. Ok? Noi stiamo parlando i Buddha, non sono altro che esseri, che viene usato questa parola Buddha, ma esseri che sono riusciti a eliminare completamente ogni negatività, a sviluppare la loro qualità, il loro massimo potenziale. Questo vuol dire un Buddha. Che poi, come è stato detto prima, si manifestano ognuno a secondo delle loro necessità e capacità. Quindi in contesti culturali diversi, con nomi diversi, come apparenze diverse, all'interno di religioni diverse. Non è che tutto questo riguarda il buddismo in particolare, perché siamo buddisti veniamo aiutati dai Buddha. E gli altri no. Questo è un concetto molto sbagliato. Okay? Fatto sta. Solo per accentuare ve velocemente questo punto. Un essere che sviluppa la propria saggezza, che elimina la propria ignoranza, che sviluppa un, pro un profondo stato di compassione e di amore, io ho già conosciuto essere così. Una volta che un essere di questo viene a mancare, muore, lascia quel corpo fisico, continua ad esistere. O non esiste più. Io credo che continui ad esistere. Se io essere ignorante devo continuare ad esistere, spero che anche quello di saggezza, no? Una volta che continua ad esistere, continua a seguire il suo proprio percorso di amore e compassione per aiutare gli altri o quando amore viene risettato da zero ritorni dal principio? Continua in quello stato. E qual è il suo obiettivo? Aiutare gli altri beneficiare ogni essere e quindi, deve, quindi va costantemente a cercare i mezzi per aiutare ognuno e qual è l'unico modo possibile per un essere aiutare un altro anche se questo essere sia un buddha l'unico modo perché un essere possa aiutare un altro essere è di interagire con quello con cui vogliamo aiutare non c'è un altro modo no? nel testo stesso c'è stato Nella pagina 23, i Buddha non possono lavare il, via il nostro karma negativo con l'acqua. Essi non possono rimuovere le sofferenze degli esseri migratori con le loro mani, né possono trasferire le loro realizzazioni agli altri. Essi ci liberano solo mostrando la realtà e la verità solamente mostrando ciò che dobbiamo abbandonare e ciò che dobbiamo coltivare e poi dipende da noi camminare in quella direzione o meno. Ossia, anche l'essere più puro in assoluto, più sviluppato, non può fare altro che interagire con noi. E quindi cosa fa un essere di saggezza se vuole aiutare l'altro? Deve interagire adattandosi alla capacità di quello. Non c'è altro modo. Se io ti voglio aiutare... Io non posso forzarti a venire e adattarti al mio modo. Sono io che devo adattarmi a te, se veramente voglio aiutarti. Quindi un essere di saggezza che vuole aiutarmi, cosa dovrà fare? Adattarsi al mio modo di fare. E chi è che si sta adattando al mio modo di essere? E chi è che sta veramente insegnandomi e guidandomi nel mio percorso? Le mie guide spirituali. Quindi seguendo questo percorso, in tutti gli effetti, se un essere di saggezza non si manifesta in questo modo, in che altro modo si dovrebbe mai manifestare? Non c'è un altro modo perché sia così. Okay? Però è strano. Noi, da qualche parte, e come in realtà Paponcarimbo ce l'ha anche detto adesso qua, che... Pagina 27. Noi apprendiamo ciò che vediamo come realmente esistente. Ossia, noi vediamo la realtà come se esistesse in un modo solido, oggettivo. Io vedo la persona che mi guida spiritualmente, è un essere umano come me e quindi io lo giudico sulla base di quale riferimento? Di me stesso. Quindi io sono... Un essere pieno di avarizia, vedo un qualcosa, anche lui avaro. Io ho un certo attitudine, vedo in lui, anche lui fa così. Io vedo un'azione che secondo me va a giudicare sulla base dell'azione che cosa avrei fatto io se avessi fatto un'azione di quel genere, e così via. Quindi quello che succede, che cos'è? Noi abbiamo questa difficoltà che vediamo il mondo come un riflesso di come siamo noi, e crediamo che quello sia il mondo, sia la realtà in quel mondo. Perciò questo percorso che Papon ci porta di riflessione per riuscire a vedere le nostre guide spirituali come essendo qualcosa inseparabile da tutti i Buddha, non è un processo semplice da generare. Perché noi possiamo pensare e pensare, poi c'è quella mente che va di quella vocina dentro che dice, ma no, ma che dici? ma guarda, è un essere come me. Sì, un po' più saggio, un po' più di qua, un po' di là, però mm, qualche difetto c'ha di sicuro. Eh? E la nostra tendenza qual è? Cercare difetti. Va bene. Io non c'è nessun problema. Io sono sicuro, io posso cercare tutti i difetti nei miei maestri e per loro non cambia niente. Per me sì. Quello che cambia per me è che va a va a togliere la stabilità della mia pratica, della mia fiducia, della mia gratitudine. E noi abbiamo questa tendenza abbastanza strana in parte, che è se noi in qualunque cosa vediamo tanti lati positivi e poi vediamo un lato negativo, tendiamo a focalizzare l'atto negativo e quell'atto negativo serve abbastanza per distruggere tutto quello che c'è di buono abbiamo una mente abbastanza critica o no? In generale sì. Quindi che cosa succede? Io ho dovuto allenarmi un po' su questo punto, nel senso che ho avuto un momento nel quale ci sono state delle persone che mi hanno fatto tante cose belle e poi mi hanno avuto delle attitudini che ho ritenuto molto sbagliate anche. Ho dovuto fare uno sforzo per riuscire a avere gratitudine per le cose belle e creare distanza dinanzi alle cose brutte. E non mischiare una cosa con un'altra. Non è perché tu hai avuto un comportamento che non mi è piaciuto che io non sono grato per le cose belle che tu mi hai fatto. Saper mettere insieme le due cose, no? Però la nostra tendenza è quella di riconoscere un punto, vedere una cosa sbagliata, e quindi buttiamo tutto insieme. Via, buttiamo sulla spazzatura, perché c'è una piccola parte di una pagina che non va bene quando il resto è tutto bello. Abbiamo questa tendenza in generale e è ovvio che se io ho una tendenza in generale andrò ad applicare la stessa cosa in tutto quello che faccio, lo stesso nella mia, nel sentiero spirituale. E per chi mi guida non è un problema per lui che io faccia qualcosa del genere, è un problema per me, perché quello che succede è che poi dopo questo mi allontana dal mio proprio percorso di crescita mi allontana da qualcosa di estremamente prezioso che io ho trovato per me, che è un percorso che mi aiuti a sviluppare le mie qualità, a darmi meno rabbia, meno attaccamento, meno invidia, che mi aiuti a essere più felice e soffrire meno. Una volta che trovo veramente un sentiero di questo, è importante rimanere stabile. Per quello che si dice che dobbiamo coltivare questo sentimento, perché la nostra tendenza è andare nella direzione opposta. La nostra tendenza non è quella di guardare la guida spirituale e dire "Oh, come tu sei meraviglioso, ho totalmente rispetto e gratitudine verso di te". Sei inseparabile da tutti i Buddha, no? La nostra tendenza è vedere chiunque e giudicarlo sulla base di come siamo noi e cercare i difetti. Questo è il nostro modo di fare. L'unico vero problema di questo è che con questo modo andiamo a creare conflitti. Creando conflitti creiamo distanza, creando distanza non riusciamo più a a ricevere la sintonia non c'è più e se c'è una cosa che è estremamente importante nel nostro percorso è avere una pura sintonia fra noi e chi ci guida spiritualmente è come in un'amicizia se nella nostra amicizia non c'è sintonia lo scambio diventa un po' più possiamo guardarci e dice buongiorno come stai ti voglio bene però se non c'è una vera sintonia, lo scambio non avviene in un modo naturale. Sappiamo di questo, di questo, no? Lo stesso avviene fra noi e che ci guida spiritualmente. È molto importante che ci sia questa sintonia. E questo da parte nostra viene creato da che cosa? Dal rispetto, dalla gratitudine, dalla fede. Questo è quello che va a creare questa sintonia da parte nostra. Quindi è molto importante per noi stessi coltivare questo stato, ok? Per questo che è il primo punto che viene riportato qui. Fa faccio anche la lettura in tibetano, velocemente, perché io ho ricevuto la trasmissione di questo testo in tibetano, quindi anche un modo per ripassare la trasmissione del testo stesso, ok? Onatame okay. onatame teni shintu rangsukte teyang

dag gi jalmithus tome gi jambaki kimor tongwa shin dale menpar ra teni mi chebe rangdan khalnyam rangdan khalndan khalnyam mi sha tsuk sut su teng go ba chung sangye thame ba sangye thame ba nampar tem ba dida dida di dala phe sing gi mi phe mi

dugis dugi sangye gi ku mo jawar ten yo ten yo mo ten la sangye inas namba la ke chi yes chenyen ten zu ke ga chenyen ten zu ke ka wa di uh, de sangwa samge mi kya be nam tar la sam go be te lo la te lo la mi te te lo la mi tsu be yimbar dukte yimbar dus te na sangwa samge mi kya be tsul san kiki ku ngosu nang nang nes dulwa namla ku ngodans ku ngosu nang minu kia gewe shen nyingi namba dulwa na, uh, namla gewe shen nyingi dan te kia dulka meba uh, me namla sanwa du cha rida soki suksu tembar zeba le da ngoki

tumtumbayante, tulbayante chipu yinas, rangi kyang, tela, rang jancho mato ki pardu, lo tse chiktu jimnes, kyunyi lama, kyunyi idam, uh, kyunyi kandro, chogionte, tenes, suntaya jancho bardu, kiumi kiawshe, minsoba, jidam bardu, chime tarayan, tuja chaygo, sisi jirungurungozo, tingiruzo, pajo, sung, sheba, 미파 양양 체나 펜체스 테터 체네 테 상게 군게란 수 임베 친랍 체신 랑게 칼워 체투 점바 임베스 친랍 신두 뉴르와양 이노스 테민 네캅 라말라 레고발레 푹텔레 푹텔레 라베 상게 예담시 자규여 냠네 푹레 쳇사 신두 기나 텔라 친랍 당므트룹 카얀 토버 카오스 페르나 lamrang jikpa chesa shikna rangge kimne sumi uh, sumi shik che uh, chenga tangna tela lamrang le tholwe te uh, re, che gogis, la, re shinoes, te che goges ma chul wa shila re te chung shinos tena sangge kungge da trembe du chuba lama kyo yinas da kyang nila kyo, ni la, kyo uh, da kyang kyo ni la, rewe 쿄기 친라 쿄기 징길롭시스 대셰 상와 섬기 미갸페 규투 싱기 뻬카라 랍몽페 랑게 통손니트 덴덴 송와 타체 타체 디 드림네 타버르루 세랍 세랍 셴두 라마 셴시키 제수 진 제수 진교 연냠데스 쿠이 넘바 쿠이나 쿠이 넘바니 데 쿠이

Tse ngā sō, lāma lā sō wātāba kia, sāngyatam chē lā sō wātāba āñs. Tēnā tse ngā drenbē, sāngyatam chē nyingbō drenbā āñs. Lāma shāl shūk, lāma shāl shūk tū, chū dāng chū lāp tābūs, mā shūk tū, chū lāp chū lā tīmbā tābūs. Lāma dāng sāngyatam chē 당면 다차기 템바소 상게 상게 장센 펜드로 투마 펜드로 탐바 대섬 전경 둘워만 뉴버 랑루 다 탈람 라마디 제소마 송나 치터규르 다기 쳔게 지트라 쳔게 지트라 체경 다든 게신 제수 송 쳔사 쳔사 쳔사게 딘트라 송랑 랑교 정바툴 Tendra a kadrin che cewala, kadrin di kangi e Drube shapto Kone kadr kadrin sabale, kadrin saba. Drube shapto Kone, kadrin sabale, 嗯. Ok. Il primo punto nel sentiero è, come abbiamo visto, affidarci correttamente a una guida spirituale. Secondo punto, fondamentale, è riconoscere la preziosità di questa vita. E sviluppare quel sentimento interno forte, profondo, che dice che bella opportunità che ho. Come sono fortunato, che bella opportunità che ho in questa vita e non la voglio perdere. Okay? Quindi qui Papon ci porta nel percorso per sviluppare questo sentimento okay. che va uh, nella versione in italiano dalla pagina 28 fino alla pagina 36 okay. e dice piuttosto che stare a spiegare tutto e dopo fare la lettura andiamo con la lettura e in mezzo alla lettura faccio le spiegazioni insieme meglio identificare le libertà e le ricchezze del nostro corpo umano perfetto, di questa opportunità. Quando si dice di libertà e ricchezze, um, libertà vuol dire essere liberi da certe cose che non sono positive e ricchezze vuol dire ciò che abbiamo ottenuto. Quindi sono due caratteristiche, talwa e jorwa. Talwa vuol dire anche aver tempo che viene usata la parola libertà per dire se io sono preso dalla fame ho lo spazio per la meditazione? No. Perciò sono libero dalla fame, sono libero dalla schiavitù, sono libero da diverse cose che mi danno la libertà, mi danno lo, il tempo, mi danno lo spazio per poter scegliere e seguire un sentiero spirituale. E la ricchezza non è la ricchezza materiale, è aver trovato qualcuno che ci guidi correttamente. E conoscere un sentiero e avere un corpo sano e avere delle condizioni per poter seguire il sentiero. Okay? È, necessa è necessario acquisire esperienza di ciascuna delle otto libertà, del non essere nati in un inferno e così via, che sono gli stadi di non libertà. Se nella vita attuale fossimo nati in un inferno, ora saremmo afflitti dalla sofferenza del caldo e del freddo. Quindi come potremo praticare il Dharma? E per nostra fortuna, se ora non siamo nati nel reame infernale. Allo stesso modo, se fossimo nati come spiriti affamati, saremmo afflitti da fame e sette. Per cui come potremo praticare il Dharma? E per nostra fortuna... È per nostra fortuna che ora non siamo nati nel reame degli spiriti affamati. Se fossimo nati come animali saremmo stupidi e ignoranti, per cui non, nemmeno come, non sapremo nemmeno come recitare un mantra. È per nostra fortuna che ora non siamo nati nel reame degli animali e così via. Applica la stessa frase sulla buona fortuna per tutte le altre rinascite di non libertà. L'inferno esiste o non esiste? Che cos'è l'inferno? Shantideva, nel Bodhisattva Charavatara, questo importante testo dell'undicesimo secolo, dice: L'inferno è uno stato mentale, okay. è uno stato interiore nel quale si vive costantemente in sofferenza e spesso. Sono due tipi di inferni, vengono chiamati gli inferni caldi e gli inferni freddi. Gli inferni caldi vengono presi principalmente dall'odio e dalla rabbia, gli inferni freddi dalla depressione. Okay? Che cosa succede? Io vi racconto un aneddoto che è reale, una storia vera, che a me, quando l'ho sentito la prima volta, mi ha colpito molto, perciò uso sempre questo stesso esempio. Se noi prendiamo i testi più dettagliati di Lambrin, vengono specificati tutti i vari tipi di inferno, eccetera. C'è uno di questi che viene chiamato l'inferno ricorrente, dove una stessa situazione di grande sofferenza si ripete costantemente. C'è stata una ragazza, questa è una storia vera, che era stata conosciuta dalla sorella di un'amica. Okay? Questa ragazza è questa in America. Stava facendo un lavoro nell'università. O, secondo me nel liceo magari più che nell'università, comunque, eh, nel laboratorio di chimica, c'è stato un incidente e ha preso fuoco e lei stessa si è bruciata tutto il corpo. Finita in ospedale, rimasta in coma per dieci giorni, tutto il corpo bruciato, fisicamente dov'era? In ospedale, stavano a prendere cura di lei, era lì, apparentemente, tra virgolette, tutto bene, era sotto controllo la situazione, eccetera. Dopo dieci giorni di coma esce dal coma totalmente disperata e riesce, dopo di un po' di tempo, a riprendersi e raccontare ciò che lei ha vissuto. E quello che lei raccontò fu che durante questi dieci giorni di coma la sua esperienza personale era stata di essere violentata, e poi dopo bruciata, poi violentata un'altra volta, e dopo bruciata, poi violentata e bruciata, innumerevoli e innumerevoli volte. Il punto è, per questa ragazza, fisicamente dove si trovava? In ospedale. Però la sofferenza di essere violentata e bruciata innumerevoli volte, lei l'ha vissuta o no? anche se quello era una cosa interna, fisicamente non succedeva nulla. La sofferenza lei l'ha vissuto, no? Questo è un inferno. Per questa ragazza è durato dieci giorni o l'esperienza interna è stata molto più lunga? Probabilmente molto più lunga. Questo è un esempio di inferno. Non è che l'inferno necessariamente sia un luogo chissà dove, come. La nostra mente è capace di creare delle cose più incredibili che possiamo immaginare. Possiamo entrare nei loop. Questo se noi non diamo a vedere in un altro livello, in questo stesso pianeta, realtà che possiamo vedere fisicamente, esistono delle realtà di costante sofferenza e dolore o no? Purtroppo sì. Queste sono realtà infernali. Qualcuno che si trova in una di queste realtà ha il tempo e lo spazio per seguire una pratica spirituale interiormente? La realtà è che no. Siamo liberi da questo. Perché se andiamo a vedere queste realtà sono molto lontane da noi o mica tanto? Mica tanto, eh. Questo. Ci sono delle realtà infernali. Interne e anche esterne, ma basta fare qualche vicino. Eh? Non è che siamo perché dobbiamo andare così lontano, molto vicino da noi. Ci sono delle realtà molto pesanti. La stessa cosa uh, esiste nell'atto posto, opposto, quando si va verso certi tipi di depressione malattie mentali e cose. Ci sono persone che vivono, per esempio, nella costante paura. È una sorta di inferno. Okay? Siamo liberi da questo. Che bello. Spiriti famelici. Quando ho ricevuto insegnamenti un po' più dettagliati su questo, c'è la descrizione degli spiriti famelici. E viene detto che sono esseri che avrebbero a principio la stessa capacità di un essere umano, però intellettuale e così via, però a causa di uno stato di costante fame e sette, non sono presi da questo costante sta stato di fame, sete e insoddisfazione che non riescono a sviluppare le loro qualità. Vengono raccontati avendo come il collo molto molto piccolo, la pancia molto gonfia e qualunque cosa che fanno una fatica enorme per trovare un cibo, parla di 500 anni per trovare un grano di riso e quando riescono a trovare qualcosa c'è troppo fuoco nella pancia, c'è un nodo nella gola e fanno fatica a farlo passare, quando arriva se la pancia si brucia tutto e non riescono neanche a avere soddisfazione. Io quando ho ricevuto questi insegnamenti una volta, sono andato in internet, ho preso un'immagine di alcune persone in dei paesi, in questo caso in Africa, dove c'era la fame totale, ho fatto vedere questa immagine al mio maestro e ho detto ecco uno spirito famelico, perché, se noi andiamo a vedere effettivamente le, della descrizione, quella è una realtà che esiste o che non esiste? Purtroppo è una realtà che esiste. Siamo liberi da questa realtà, noi stessi. Siamo fortunati per quello. Perché, perché loro sì e io no? Perché io mi trovo qui e l'altro si trova da un'altra parte? Causa e condizione. Però. Magari per poco io posso trovarmi da un'altra parte. Chi lo dice? Dopo la morte, dove uno va a rinascere? Quale certezza ho? Nessuno. Quindi, per la mia fortuna, per cause e condizioni che sono create, mi trovo qui. Che bello che sono libero da questo. Ok? Se noi pensiamo nel reame degli animali, noi vediamo gli animali e diciamo: che carini, che bellini, ci piacciono gli animali, no? Però, se noi andiamo a vedere gli animali, per esempio una volta qualcuno che conosceva bene mi disse, tu vedi tutti gli uccelli che can cantano? Che quando ci piace sentire gli uccelli che cantano, no. Abbiamo una visione un po' romantica, no? Ah, che carini tutti gli uccellini, guardi come cantano contenti, felici. Che? Il canto degli uccelli serve per, come sorta per proteggere il loro territorio è uno dei modi che hanno per delimitare il loro territorio dell'albero dove sono perché gli altri non vengano è un costante per processo di fare di tutto per sopravvivere e stare attento a non essere mangiato e ucciso dal più forte e la base che c'è la paura poi quello che succede si dice L'animale, dal punto di vista della mente molto sottile, avrebbe la stessa capacità di un essere umano. La mente molto sottile è la stessa, però la mente grossolana viene influenzata dal corpo grossolano. E quindi l'animale non ha la capacità intellettiva di rivedere il passato e di proiettarsi nel futuro, che è una capacità che noi esseri umani abbiamo. Questa è una cosa che non solo il buddismo parla, anche scientificamente le spiegazioni che vengono date dicono anche questo. Una delle più grosse differenze fra un essere umano e un animale è. È che l'animale è molto più presente nel presente, che un lato è buono. Noi come esseri umani abbiamo la capacità di rivedere ciò che è accaduto nel passato, imparare con ciò, ricordarci il passato e di proiettarci nel futuro. È una capacità incredibile, se usata male, terrificante. Ok? Però è una capacità che noi abbiamo. Perciò abbiamo questa capacità, siamo liberi dallo stato di semplice sopravvivenza in cui vivono gli animali. Questo non vuol dire che gli animali non possono avere compassione, che non possono avere amore, che non possono avere delle qualità. Assolutamente ci hanno tante qualità. Però è un fatto che, se noi andiamo a vedere come vivono gli animali e il loro stato, è principalmente il processo di sopravvivenza. Che la maggioranza di noi esseri umani, anche non è che siamo molto diversi, spesso, dobbiamo eh? sopravvivere in altro modo. Però abbiamo il potenziale e la capacità di andare oltre che la semplice sopravvivenza. Poi, se noi andiamo a vedere su questo, no? siamo liberi da questi stati e non è una cosa così ovvia. Se noi prendiamo in percentuale. In questo pianeta, lasciamo stare altri reami, cose strane. Guardiamo quello che noi possiamo vedere con i nostri occhi. Qual è la percentuale degli esseri umani che vivono in questo pianeta in uno stato di fame, di sofferenza, in mezzo alla guerra, con malattie gravi, eccetera, eccetera. Che vivono negli stati di totale povertà e così via. Che non permettono stati che non permettono la pratica spirituale effettivamente. Sono troppi. No? Come dice Papon Carimpo, c'è qua, è per la mia fortuna che io mi trovo libero da questi stati. Eh? Quindi che bello che ho questa opportunità. Allo stesso modo, se fossimo nati come un essere assura, saremo oberati dai combattimenti, dalle discussioni e dalle oscurazioni karmiche e non saremo in grado di praticare il Dharma. Se fossimo nati come dei nel reame del desiderio e del reame superiore, saremo distratti per eoni rispettivamente dalle attività del desiderio e dalla stabilizzazione mentale priva di essenza e non avremo alcun Dharma. Questo che cosa vuol dire? Se noi fossimo rinati, vengono chiamati anche reami dei dei, se facessimo un paragone, reami dei dei è qualcuno che nasce con un'enorme eredità, non ha mai avuto nessun problema, qualunque suo desiderio può essere realizzato materialmente e passa tutta la vita preso da questo. Ci sono persone così che sono intrappolati dai propri desideri materiali e dall'ottenere questi desideri e vivono intrappolati in mezzo a questo? Una persona che è intrappolata a questo ha spazio per una pratica spirituale o no? Una persona che è intrappolata dal soddisfare unicamente i propri desideri riesce a vedere unicamente se stesso e neanche riesce a vedere se stesso in realtà non ha apertura per gli altri, però non riesce neanche a vedere se stesso bene, quindi non ha l'apertura per la pratica spirituale neanche. I semi dei, così chiamati Assura, sono coloro che hanno una condizione ottima, però non hanno tutto quello che hanno i dei. Sarebbe tra virgolette qualcuno che non ha tutto quello che ha il miliardario, però in realtà ne ha abbastanza però passa la vita a, a puntare il dito al miliardario e dire, guarda, io voglio essere come lui. Quindi passa una vita di invidia e di competizione. Okay? E quindi non ha lo spazio neanche lì per la pratica spirituale. Sono libero da questo. Che bello. Anche se fossimo nati come esseri umani durante le dell'oscurità, non ci sarebbe il Dharma da praticare. Anche tra gli esseri umani, se fossimo nati come barbari in luoghi remoti, non conosceremmo nemmeno la differenza tra virtù e non virtù, così come potremmo essere in grado di praticare il Dharma. Inoltre, se fossimo nati stupidi e mutti, ci mancherebbe la fortuna del Dharma. Anche se fossimo nati nel centro della terra dove c'è il Dharma, ma nati con visione errate, come il fanatismo religioso, allora mancherebbe la possibilità di recitare anche una sola frase di rifugio. Anche se fossimo nati in prossimità dei buddhisti, ossia di qualcuno, qua si fa riferimento nel contesto del buddismo, ma anche se fossimo nati nel contesto di qualcuno che segue un sentiero spirituale correttamente, ma come un fabbro, un macellaio o con mezzi di, di sussistenza sbagliati o come un servo, sare, saremmo schiavi di altri. E potremo forse recitare le semplici parole del rifugio, ma in tutta la vita non reciteremo neanche centomila omani pemehun. Dimenticatene. Che cosa vuol dire questo? Anche se io rinasco in un contesto dove c'è la possibilità di qualcuno che mi guidi spiritualmente, però se io sono intrappolato da una vita nella quale sono obbligato a vivere per sopravvivere, qua fa esempi dell'epoca di Paponcarimpoce, si vede, io non so bene perché, ma si vede perché i fabri, quelli che facevano il fabbro e i macellai non erano una bella vita. Erano persone che facevano una vita, erano viste in un certo modo con una certa inferiorità e facevano una vita sempre di servizio alla propria funzione, vivevano in povertà comunque. No? Sarebbe già una fortuna poter recitare quel mantra anche per un solo giorno. Se noi guardiamo... Quante sono le persone che esistono intorno a noi, nel mondo qui, che sono obbligati a vivere unicamente per la loro sopravvivenza? Ci sono o no? Per dire che io devo lavorare 16 ore al giorno, per dire una, un numero qualunque, o meglio, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, devo dedicare la mia vita al lavoro? perché devo lavorare, per guadagnare il minimo necessario per riuscire a vivere. E quando ho del tempo libero lo uso per fare cose banali, o per cercare di riposarmi da quella settimana di lavoro che ho dovuto fare. È la normalità per tante persone o no? Purtroppo. Una persona che vive in questo stato difficilmente riesce a trovare il tempo e lo spazio interiore per voler usare la vita come un mezzo e non come un fine. E dire voglio fare qualcosa di più, voglio imparare a conoscere me stesso, voglio sviluppare più amore e compassione, voglio aiutare gli altri. Ci sono eccezioni, ovviamente, però generalizzando non è così. Perciò, allo stesso modo, i proprietari, i proprietari terrieri, i sindaci, gli uh, imprenditori, i banchieri, gli amministratori e così via, come i monaci selvaggi in monastero, i capi, uh, i capi discriminatori sul luogo di lavoro, i vecchi monaci senza una pratica, gli esecutori diritti nel villaggio, gli, gli intellettuali che sono saggi, ma non sanno bene come pensare possono includere se stessi nella classe delle persone religiose che, anche se, me, anche se meditano, tentando di praticare una religione autentica, derivano dal percorso di luce, eh? deviano dal percorso di luce, non praticando come sono stati istruiti. Tutti questi quindi terminano la loro vita in modo vuoto con la sola speranza di accumulare un certo numero di oggetti. Abbastanza diretto, no? Quindi, anche se uno non è, tra virgolette, una persona schiavo della propria sopravvivenza, quindi che ha la possibilità di avere più soldi, più potere, e quindi che altri, anche se vive all'interno di un monastero, ma se uno vive unicamente per sopravvivere, e passa la vita solamente pensando a accumulare una cosa di qua, risolvere il problema di là e cercare di avere un po' più di potere o questo o quell'altro, la vita passa, tra un po' finisce, e che cosa ho fatto durante la vita? Non ho fatto altro che cercare di accumulare un po' di oggetti, potere e piaceri. Perciò, noi, dall'altra parte, siamo soddisfatti di essere stati in grado di diventare almeno il riflesso o l'ombra di coloro che hanno trovato l'essenza del percorso completo e senza errore e che sanno pensare e meditare. Almeno abbiamo la fortuna. È vero che magari non siamo il grande praticante essere illuminato, ma se siamo qui, oggi insieme, questo non c'è scritto, lo dico io. È perché da qualche parte almeno vogliamo fare di questa vita significativa, no? Ogni tanto qualcuno mi dice: Ah, ma quando comincio a voler praticare un sentiero spirituale fare questo, mi sento fuori luogo nella società, mi sento come se sto andando contro la corrente. È vero, non è che debba per forza deve sentirsi male, però come si può dire? Se tutti camminassero sol con una gamba legata e saltando da una, da una gamba sola, e a un certo punto noi sleghiamo l'altra e cominciamo a camminare, ci potrebbero dare del pazzo. Sì. Quello che voglio dire è che se tutti intorno a me, tutti per dire la maggioranza, vive vivendo la vita come un fine in se stesso, dove l'obiettivo è avere piaceri, potere, denaro, eccetera. E quindi viene vissuta la vita unicamente evitando la sofferenza e cercando piaceri. E io a un certo punto dico no, io voglio di più. A me non mi basta evitare, i piaceri, evitare le sofferenze e cercare piaceri, perché tanto le sofferenze ci saranno sempre, i problemi esistono ed esisteranno sempre. I piaceri sono piacevoli, poi dopo un po' non sostengono più la soddisfazione. Io voglio trovare qualcosa di più profondo, voglio aprire il mio cuore, voglio aiutare gli altri. Per me la priorità della vita è il mio sviluppo interiore, non è cambiare il mondo intorno a me. Ed è cambiando me che possa aiutare il mondo a essere un, modo, un luogo migliore. Se io penso in questo modo, vado contro la normalità intorno a me o no? In un certo modo sì. Ok? Perciò non è questo però che sia qualcosa di sbagliato. Non è perché vado contro quello che è visto come la normalità. Ogni tanto sento qualcuno dice ah, ma io vorrei essere normale. Ma che cosa vuol dire normale? Definiscimi normale come la maggioranza degli altri, mm. questa maggioranza ha una vita di equilibrio, gioia, soddisfazione o no? Se no, io preferisco non essere come la maggioranza insoddisfatta ed essere come quei pochi soddisfatti. Affinché gradualmente quello diventi la normalità, vorrei. La cosa importante per me è avere una vita che sia coerente con quello che io credo. E anche se io non sono ancora riuscito a realizzare quello che vorrei, sono ancora un'ombra del praticante, sono un riflesso di un praticante, per dire non sono ancora una persona totalmente equilibrata, gioiosa, con uno stato interiore di pace, eccetera, eccetera, ancora ogni tanto mi arrabbio della gelosia, dell'invidia, questo, quell'altro, però almeno cerco di seguire quella direzione. No? E come un po' ogni tanto scherzando, dico: quando qualcuno dice: Ma come tu sei un buddista, non potresti fare questo, non ti puoi arrabbiare sei buddista. Ho detto esattamente. Perché sono un buddista posso arrabbiarmi. Perché non sono un Buddha, sono un buddista, quindi voglio diventare un Buddha, no? Se fossi un Buddha, a quel punto va bene. Un buddista vuol dire qualcosa? Che voglio diventare un Buddha. Perché? Perché non lo sono. Quindi ho la rabbia, l'invidia, la gelosia e tutto il resto, no? Perciò quello che accade è qual è il mio obiettivo? È quello di raggiungere quello stato. Però, come dice Papon Garimpo ci dice qua, noi dall'altra parte siamo soddisfatti di essere stati in grado di diventare almeno il riflesso di coloro che hanno trovato l'essenza del percorso completo e senza errore e che sanno pensare e meditare. E quindi viene recitato il verso. L'esperienza della non libertà nel reame infernale è dovuta all'insopportabile all caldo e freddo. L'avere non libertà nel reame degli spiriti famelici è dovuta insopportabili fame e sete. La non libertà nel reame animale è dovuta all'essere stupiti e muti. E così via. Adatta tu le rispettive sofferenze che creano non libertà agli altri. Per quanto riguarda le persone della terra centrale, ossia un luogo dove è possibile incontrare un sentiero spirituale corretto. Per quanto riguarda le persone della terra centrale nel reame umano, la non libertà per alcune persone è dovuta al lavoro manuale. Allo stesso modo, Alcune non libertà sono dovute allo sport, alcune al ciondolare, alcune al commercio, alcune all'agricoltura, alcune alla pigrizia e all'essere messi da parte per quanto riguarda gli affari mondani, nell'ultima fase della vita. Per alcuni, l'esperienza di non libertà è dovuta alla non conoscenza del Dharma. Per alcuni l'esperienza della non libertà è dovuta all'incapacità di rinunciare a questa vita nonostante si conosca il Dharma. Che cosa si intende per non libertà? Il non spazio per praticare il Dharma. Io non ho la libertà di praticare il Dharma, di seguire con sincerità un sentiero spirituale perché... Perché sono preso dal caldo e dal freddo, quindi mia, mia attenzione va presa a quello. Io non ho la libertà perché sono preso dalla preoccupazione se la borsa scende o sale. Io non ho la libertà perché sono preso da voler per forza di cose vincere la prossima Olimpiade. Non, so non ho le libertà perché sono preso da tutta l'attenzione se quella persona mi guarda o non mi guarda, mi vuole o non mi vuole. Non ho la libertà perché passo la mia vita preso dalla preoccupazione di che ne so io qualunque cosa che ci possa essere dal fatto se il mio corpo è sano o non è sano se riuscirò a vivere per sempre o meno non ho la libertà perché vengo preso dal, dalla ossessione per il mangiare piuttosto che da tante altre cose non ho la libertà perché sono preso dalla mia pigrizia e anche se so che potrei praticare il dharma non lo faccio perché so pigro e ci cioè vuole di stare a letto e non ci vuole di mettere sforzo per guardarmi negli occhi e cambiare il mio comportamento. Non ho la libertà perché non riesco a rinunciare alle cose mondane che so che sono superficiali, però non riesco a molarle. Perciò non ho la libertà. È chiaro il concetto di non libertà? Ok? Dobbiamo stare attenti a rivedere dove abbiamo libertà e dove non abbiamo libertà. Che cosa ci toglie la nostra libertà di praticare il sentiero spirituale? Lì dove non abbiamo libertà, dobbiamo cercare di ottenere la libertà da queste cose. Non c'è niente di male, per esempio, nel piacere sensoriale. Bevo una cosa, mi piace. Ottimo. Però devo avere la mia libertà di poter vivere senza di quello. Se invece diventa un'ossessione dover sempre avere quella cosa e non posso vivere senza, e quando ci sono penso solo a quello, quando non ci sono penso anche a quello, e quello riempie il mio spazio interiore e non ho altro, non ho la libertà. Ok? Perciò a Poncarimpo c'è una delle qualità incredibili dei suoi testi, è che è sempre stato estremamente diretto. Mi sembra che qua ne abbia dimostrato questo aspetto anche, no? Quindi. Perciò a questo punto qua concludiamo la parte che riguarda la nostra libertà. Il prossimo punto riguarda la nostra ricchezza, ok? Quindi come libertà siamo liberi da tante cose. Se noi semplicemente ci soffermiamo a osservare abbiamo il minimo necessario materialmente? Direi di sì. In realtà abbiamo molto di più. Ok? Quindi siamo liberi dalla povertà. Sì. Povertà materiale parlo. Siamo liberi, almeno la maggioranza di noi, non posso parlare per tutti perché non conosco lo stato di ognuno. Da malattie gravi che prendono forte dolore e costantemente il nostro spazio? Vedi, sì, nessuno ha il corpo perfetto, però siamo liberi da questo. Siamo liberi dallo stato di vivere in mezzo alla guerra, dove la nostra preoccupazione è fondamentale è la sopravvivenza in ogni momento? Perciò se noi andiamo a vedere solo questi semplici fatti che abbiamo appena detto, un altro punto ancora, siamo liberi da dover vivere per sopravvivere, per dire, noi riusciamo a avere nella nostra vita a disposizione del tempo, ossia della vita, per fare quello che vogliamo o no? Se no non saremo qui, no? Ci sono persone che non hanno questa disponibilità, che la vita, tra virgolette, non è loro. Ci sono tro troppe persone così. Se noi mettiamo in percentuale e andiamo a vedere nel pianeta quante sono le persone che hanno le condizioni che abbiamo noi? Persone che non hanno, che hanno il minimo necessario che non devono vivere unicamente per sopravvivere, persone che a loro volta non sono schiavi del denaro, non sono schiavi dei piaceri, non sono schiavi del potere, perché ce ne sono tante anche. Persone che alla fine vivono unicamente per quello. Se noi mettiamo insieme tutto questo che abbiamo appena visto, qual è la percentuale reale? Tra un 0,0000 qualcosa, e non sto parlando di essere buddisti, non c'entra niente. Sto parlando di persone che hanno le condizioni per seguire un sentiero spirituale, per poter fare della propria vita significativa e avere la vita nelle proprie mani, poter usare la vita come un mezzo. Sono poche. Questo è un fatto, eh? Quindi, prima cosa, che bello che ho questa opportunità. Non è una cosa ovvia da ottenere. Ok? Uh, Deljir ngu somwa la mikompa ñaluwa sok, re re la ma kebe ñam tiong go bes, da tatso ñawar ke ye na, tsadrangi dunga, tsadrangi -gi dunga ginar nes, chio ka la drup nes, da tatso yida su ma kebe tab lek, tundra su ke na, len shin timu, len shin timu pe, mani tsam ya Uh, lama yintu kenayang tabtsodan legi dribe nöntes, chö chö mi nöts. Dölar kenay döbe chawadan. Kam kongmalar kenay nyingpo mebe samten la kalpare ye, yengde chö mi wons. Munga tu mir kekans, chagyo chö mes. Mi nangne ken, takop lemba dang kuk kenang chöge kalwa tal uh, yul üsü kekang tawalog par kena uh, ke yona kamro sik kaba yan tal nang be kekang uh, gar, garwa dang semba dang lokle gi chowa miyo miyo uh, ta bur kena shenge kol shenge kol ማኒ ቡምစን ጸት ቸር ፈልፖ ላይ አመ ድርፕ তেনራ ታሾ ማኒ ንን ቺ ጻን ያን ደንበ ካልባ ያን ጻል ቴရှင် ቱ ရှင်ዳ ရှင်ቡ ሺቡን ጾምባ 냔ባ ሚብን ሶክ ቸปร ቶፓ ቸปร ቶከንስ ቻሰ ዶፕ ቶፕ ቻዳን ኪንጊ ኔሚ ቻዳን ኪንጊ ኔመ ኔመዋ 냔्ले

예담이콤바 체곰게체 투르미콤바 랭쿡소게체바 소자르스 율으기미 양 가시 가시기미콤바 라글레게체 테신투 가시체마 가시캠율 야시총 야시싱레 가시레로소 레로 레로 레로체 체주그나 르기미콤바 시캉 샤르규여 가시 미콤바 ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར ར ར ར ར ར ར che mi sebece gaşe che shekan cedele la maton mi combaos teshintu jorwe token samkantes ok quindi per concludere il fatto è che abbiamo delle condizioni meravigliose e non è un modo di dire, ah no, perché facciamo questo? Per indurre un sentimento. No, è un fatto. Se noi andiamo ad osservare le opportunità che noi abbiamo, no? sono delle condizioni meravigliose. Avere le condizioni per poter praticare il Dharma non è una cosa che è lì per tutti, purtroppo. Tante persone sono intrappolate da altre cose e non riusciranno a avere questo. No? Questo mi ricorda una cosa. Veloce, mi scuso se prendo un attimo di tempo. Però, una volta, circa un po' meno di un anno fa, sei otto mesi fa, quel che era, prima che stavo per partire per il Brasile, per quello mi ricordo la data, ho avuto il pranzo con l'amministratore delegato di un'importante azienda italiana. Quindi una persona che è in una posizione di grande potere, influenza, che conosce tutta ha la mente molto indirizzata verso il business, è stato amministratore delegato di importanti aziende, oggi è una delle più importanti aziende italiane, eravamo a pranzo insieme e è stato più che una conversazione, un dibattito il pranzo e verso la fine ho spiegato i vari aspetti del buddismo e lui mi ha detto tu hai un problema, ho detto quale, con questa filosofia che è bellissimo quello che tu mi dici, però non potrai mica diventare una roba di massa, mica potrai crescere più di tanto. Perché la maggioranza delle persone non sono pronte per questo. Ho detto: Non è il mio problema perché non è il mio obiettivo. Non voglio diventare la multinazionale del buddismo, un alzo, no? Non è quello l'obiettivo. Ok? Però è vero quello che lui disse: Che per avere lo spazio e l'apertura per poter comprendere certe cose e direzionare la vita in un certo modo. Uno deve avere certe condizioni, se non ci sono quelle condizioni uno non si apre per certe cose. Se noi vediamo per esempio in Brasile, dove conosco bene, quali sono le religioni che crescono di più, quelli che promettono che cosa, che parlano di che cosa. Preghi in questo modo, avrai la casa dei tuoi sogni, ritroverai il tuo lavoro, il tuo figlio smetterà di usare le droghe e avrai quello che vuoi. Così, vai a vedere i momenti che ci sono i culti e così via, stanno a vedere: vedi, questa persona ha avuto la grazia di Dio, adesso ha una casa con due stanze, un bagno, un soggiorno. Ah, tutti bravo, è riuscito a avere la grazia di Dio. Ma quello che succede, che cos'è? Sono persone che vivono in livelli di necessità abbastanza fondamentali e quello che vogliono è soddisfare quelle necessità, e se trovano una via. Tramite la fede e funzione che ben venga per loro. Però questo è molto diverso di quello che io intendo per un sentiero spirituale. È un percorso di crescita delle nostre qualità interiori e così via. Poi queste sono tradizioni religiose che portano tanto beneficio allo stesso tempo, aiutano le persone a cambiare il loro comportamento su tante cose. Non è una critica quello che voglio dire, ma quello che voglio dire è che se noi. Vogliamo veramente seguire un percorso di crescita spirituale, per forza di cose dobbiamo avere certe condizioni. Perché magari noi ci sentiamo forti e dicono: no, oh, io ho la mia spiritualità sviluppata al di là delle condizioni in cui mi trovi. Spero. Perché noi siamo influenzati dalle condizioni, no è come quando sono arrivato a Milano un po' di anni fa. Questo è un esempio superficiale, però sono arrivato in aeroporto. Malpensa è sempre stato un aeroporto da quando conosco che ha avuto problemi con i carrelli per i bagagli, no? C'era un'epoca che non c'era. Oggi è uno dei pochi aeroporti che conosco dove devi pagare per i carrelli, però questo è un altro discorso. C'è stato un periodo che i carrelli praticamente non c'erano. E un giorno arrivo in aeroporto, non mi ricordo da dove, io per fortuna avevo delle valigie con le rotelle, non avevo bisogno per forza di un carrello. Arrivo lì e vedo la scena di un gruppo di persone, tra cui c'erano diverse di signore, tutte molto ben vestite, educate, persone per bene. Ok? Anche dei signori, si vedeva, tutte persone che tu riguardi una persona così per dire una persona per bene. C'era una quindicina di persone, sono arrivati circa cinque carrelli. Mi sono cominciati a tirare i carelli da una parte all'altra, l'ho preso prima io, no, sono stato io, quasi si stavano per tirarsi i capelli e darsi i pugni. Io mi sono messo a guardare quella scena. Io mi sono ricordato la frase, l'occasione fa l'uomo ladro. Chi sono io per giudicare una persona che ha certi comportamenti quando io non mi sono mai trovato in una situazione simile? Se queste persone, per bene, si mettono a litigare in un modo feroce per dei carrelli, figuriamoci se fosse per il cibo. Quindi io oggi sono una persona per bene, ho il mio spazio, va tutto bene, posso seguire un sentiero spirituale, in parte anche perché ho le condizioni. Voglio vedere se io mi trovassi in mezzo alla fame, in mezzo alla guerra. In mezzo a certe situazioni conflittuose e abbastanza estreme, come purtroppo ci sono troppe persone nel mondo che si trovano, io avrei questo spazio e questa calma interiore di voler seguire un sentiero spirituale o no? Se ho uno sviluppo spirituale abbastanza elevato, sì, caso contrario, no. Quindi, probabilmente, no, magari no. Spero di sì, però magari no. Quindi siamo esseri privilegiati nelle condizioni che noi abbiamo. Perché noi e non altri? Non lo so. La risposta è perché cause e condizioni si sono create. Quali sono le cause, quali sono le condizioni? Non lo so. Però il fatto sta che siamo esseri privilegiati, che non vuol dire che siamo superiori ad altri. Vuol dire che abbiamo un'opportunità molto speciale. Dobbiamo usare questa opportunità in un modo positivo. Non perdere la vita con delle stupidate. Perché non è la vita. È un'opportunità di vite e vite e vite e vite che non sappiamo quando mai potrà ripetersi. È anche un'opportunità all'interno di una vita stessa che non sappiamo quando potrà ripetersi. Quindi, anche se questo fa già parte dei prossimi punti che il testo parla, però veramente abbiamo un'opportunità, una viviamo in una condizione così privilegiata. E non è una cosa così per dire, è un fatto. Basta. Riflettere e osservare. Quindi rigioiamo dell'opportunità che abbiamo. Questo è uno dei primi punti importanti qui. Okay? Quindi abbiamo visto la parte che riguarda la nostra libertà, siamo liberi da tante cose che potremo esserci invece. In parte sì, in parte no, non siamo liberi dalla pigrizia, non siamo liberi da certe cose, però fino a un certo punto abbiamo la libertà. E il prossimo punto che vedremo dopo pranzo è. Quali sono le cose che dobbiamo ottenere? Quali sono le qualità che noi abbiamo, le cose che abbiamo ottenuto che ci fanno di questa vita ancora più preziosa? Ok? Quindi facciamo le dediche adesso e ci fermiamo per pranzo. Ritorniamo alle tre e mezza. Lo santem me Drove musel tato ne gyurchi. Nimo dele tsendele, nime kuyan delek shing. Nin tsen takto delek pe kuncho sumke jing. Kuncho sumke ngodrup sol kuncho sumke trashishu. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Chiamami kuncho sumla la Cepa, buon appetito, grazie a tutti.